Eccoci qua con tutti gli ultimi smalti, ciao a tutti, e l'ultima carrellata. Intanto direi di spostare direttamente la borsa con tutti gli smalti che ho declutterato nel precedente video. La apro per bene, non mi vedrete perché sono venuta da casa, sto facendo un po' di pulizia. Ultima parte di questo video che mi sta accompagnando da circa 2 ore. Sto registrando praticamente solo questo perché era da un bel po' di tempo che volevo fare un video declutter sugli smalti e un po' di presentazione anche dei marchi che più mi piacciono, ma non avevo mai effettivamente deciso al 100% di mettermi seriamente a fare questa tipologia di video. La sto facendo oggi anche perché mi sento un po' motivata a sistemare questa categoria che non sto più di tanto utilizzando. È anche vero che non sto più di tanto comprando, però di cose nel tempo le ho fatte su parecchie. E quindi è giusto anche un po' controllare che cosa mi è rimasto. Qui iniziano gli smalti o comunque i marchi un pochino più dolorosi da doversi liberare o meno, perché ci sono anche marchi high cost che voglio capire se voglio tenere o non tenere. Allora, io mi tengo tutti gli smalti di Orly in mini taglia che ho recuperato con le riviste, tipo questo rosino, sicuramente lo tengo, non saprei dirvi, però si chiama Orly Breathable, è un trattamento più colore, quindi questo sicuramente lo tengo. Come tengo questo qui marroncino di Orly, recuperato sempre con una rivista. E non saprei dirvi il nome, sinceramente, 5,3 ml di prodotto con un PAO di 36 mesi, un altro sempre Orly Breathable che quindi ha colore più trattamento, è questo qui sul fragola, ok, e dopo uno rosso, questo qui, che tengo sicuro al 100%. Come tengo di sicuro anche tutti gli smalti di Sien, costano poco, però non sono niente affatto male. Quindi questo marroncino che si chiama, di solito era qua di fianco il numero del prodotto, non lo becco. Ah, vabbè, quindi questo marroncino qui che vi ho mostrato 5 secondi fa, che adesso non mi mette più a fuoco. Poi dopo tengo anche questo qui violaceo. Alcuni li avevo dati via tempo fa, ma mi ero tenuta solo i colori che più volevo tenere. Ecco qua, si chiama Very Berry questo qui come colore. Allora il colore era qui davanti, Perfect Nude, quello sul marroncino. Non hanno numeri come i rossetti, ma hanno i nomi scritti sotto a nail polish. Poi dopo anche questo fucsia, come vedete io compro sempre questa tipologia di colori anche se ne ho, però continuo a comprarle. Si chiama Berry Kiss, ovviamente rimango sui colori bacca. Dopodiché ho questo qui riflessato che si chiama Metallic Rose, è un rosa metallico come dice giustamente il nome del prodotto. Ho anche questo rosino che si chiama Vintage Move, sicuramente devo iniziare a fare uno smaltimento di smalti, è brutto da dire, però come lo dico, un utilizzo costante e produttivo fino alla fine, fino all'ultima goccia degli smalti. Rouge Noir, ricordando un celebre colore di Chanel. E tra l'altro, questi sono quelli che voglio tenermi per bene da parte. Se gli smalti che voglio decaterare non saranno presi da nessuno, ma alcuni sono buoni ancora e non devono essere cestinati, cercherò di partire da quelli per smaltirli. Poi c'è questo Tender Touch, molto bello questo nude. Ho anche questo qui che avevano rifatto la stampa del pack. Come ti chiami? Questo sinceramente non lo so veramente come si chiama, però è un viola bacca anche questo. E infine ho
un altro metallizzato che si chiama Raspberry Glitter. Dice glitter, ma in realtà è metallizzato come il Metallic Rose che vi ho fatto vedere precedentemente. Terrei anche questi smalti di Revlon. Non ne ho tantissimi, ma sono secondo me molto più buoni rispetto agli smalti di L'Oreal. Mi tengo questo azzurro. Mi tengo anche l'azzurro al 340, lo vedete qui, 340 Says the Limit. Non lo metti a fuoco, però fidatevi. Says the Limit. E il numero 300 All In, che è il blu scuro. Non tengo perché non mi era piaciuto questo qui, nude, ok? Il numero 540 Checkmate. Non aveva avuto una bella resa sulle unghie delle mani e mi tengo anche il top coat. Questo qui mi era venuto in omaggio perché avevo preso il colore che vi ho fatto vedere prima, mai aperto, e quindi me lo tengo da riguardo. Dopodiché mi rimangono degli smalti della Trendy Tap che voglio tenere perché non li ho mai più di tanto utilizzati, quindi questo nude. Poi sono anche relativamente nuovi, quindi non vorrei dargli via. Un altro nude, un pochino più sul rosato, e dopo ne ho uno nude, no, uno edizione olo, ok, violaceo, e ne ho un altro olo sempre verde viola. E questi li voglio tenere. Dopodiché ho degli smalti di Kiko di una vecchissima edizione che mi erano così tanto piaciuti per l'effetto particolare riflessato che tutti quanti cercavamo, e ancora mi rimane impresso un colore che non ero mai riuscita a recuperare, che vorrei tenere. Quindi mi tengo questo azzurro, me ne tengo un altro azzurro viola, ne avevo presi 4-5, forse non avevo preso l'arancione, ecco, però avevo preso anche uno sul fragola dorato. Erano molto belli questi smalti, un po' come le palette, quelle uscite nell'edizione Daring, no, Daring Game, no, Dark Heroine era. E però questi hanno fatto la storia, secondo me, del brand Kiko. E c'era anche questo violaceo, molto belli. Questi non li darò mai e poi mai via. Wycon, questo lo do via invece, un Sugar Effect, no, questo via, come do via anche questo sciogli cuticole, ma vabbè. Non do via questo perché era un regalo di Eri Kitten, uno degli ultimi che mi fece. Do via questo smalto qui di Bottega Verde recuperato, perché ne dovrei avere solo uno, sì, sicuramente dalle riviste. Poi Vivien Condor, come si chiama? Sì, trovato al Cosmo Prof, me l'avevano omaggiato, lo do via. Catrice, do via, non voglio più avere smalti proprio low cost, piuttosto ne prendo meno ma con più qualità. Do via anche questo smalto di Wycon edizione Burlesque. Via, io ci provo, poi se nessuno li vuole no, cercherò di recuperarli io e di utilizzarli. Mi tengo questi che ho comprato nel sito Guerilla Nails di England, è un marchio che aveva fatto anche un'edizione sulla Russia, sui colori tipici, però io ne avevo presi due di edizioni precedenti, come si chiamano? Jane Eyre e Incense Burner, e però questi li voglio tenere. Non sono brutti smalti, sono particolari più che altro. Poi di Sally S, no, questi è Pua che avevo trovato in offerta, ma voglio darlo via. Bene, allora sia te, ho un top coat che voglio tenere da parte, magari lo utilizzo insieme a quello di Tigotà. Questo qui per asciugare è una ciofeca assurda di Catrice, lo devo proprio buttare via, non lo voglio neanche regalare alle mie amiche.
questi prodotti di Sien per la base e il top coat. Uno è un Eyel Brightener e uno è un Calcium Builder, ma sono prodotti che usandoli come base non mi hanno mai fatto durare a lungo la manicure. Quindi ottimi gli smalti colorati, ma non ottimi gli smalti da trattamento, secondo me. Mi ero trovata bene solo con un top coat di Shein che finì diversi anni fa, quindi questi li vado a buttare. Mi tengo gli smalti della Minai, questo Glam Lacquer 1, 2, c'è anche questo con il pupazzo di neve di un'edizione limitata invernale. Ho anche quello con Rudolph, uno rosso, ne ho uno messo da parte arancione che mi regalarono al Cosmoprof, che non vi farò vedere in questo video, e questo qui super olografico, sono molto 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 validi. Sally Hansen, anche questo lo do via, cioè non è un marchio che non mi sia piaciuto, però boh, non mi ci sono poi più di tanto trovata molto molto bene. Y con Burlesque, un altro azzurro. Questo lo tengo, serve per togliere via la sbordatura degli smalti quando vi fate le manicure, quella specie di colla vinavilica, sì, che si toglie a peel off. Questi qua sono gli smalti rossi che stavo portando avanti da smaltire, che ancora con questo gioco di parole, però perdonatemi, che tengo nella postazione che stavo pulendo, e tra l'altro è per quello che ho deciso di fare questa tipologia di video, e udite udite, mi sono solo rimasti questi smalti e guardate cosa è successo. È successo che ho una scatola completamente a metà, potrei dire. Bene, allora, questo qui è di Wacom, quindi lo posso dare via, non lo voglio più tenere. Tanto la borsa si è fatta stra iper mega pesante, e qua iniziano i dolori perché ho gli smalti, quelli più costosi. Allora, Chanel lo vorrei tenere, questo qui riflessato, è l'unico colore che presi, tra l'altro credo anche in offerta, però non vorrei sbagliarmi, ma lo tengo. Di Givenchy avevo preso questi smalti in offerta, me lo ricordo ancora con i pezzi sexy di qualche estate fa, ma questo lo voglio dare via, questo sì, anche questo aranciato. Niente, sono colori che già ho. Se fossero stati magari dei nude avrei potuto pensare di tenerli, ma alla fine sono dei colori particolarmente estivi che dico vabbè, non ne vale la pena. Poi di Dior non è un marchio che poi ho apprezzato tantissimo come smalti. Ho questo Azur 709 e ho anche un Bay 601. Sono tutti e due azzurri, ma dato che comunque magari per i colori così ho preferito tenere Kiko. Anche se sono prodotti che costano di più, se qualcuno non li vuole continuerò ad utilizzarli io. Però qui ho tutti gli smalti che devo cercare di o regalare o finire entro un X periodo, senza comprarne altri se non magari quelli di Bella Oggi, perché sono quelli che voglio sfruttare appieno. E basta, insomma, qua tengo le cose da cui ci tengo di più. Prodotti, marchi per i quali io so che ci sono dei buoni prodotti da utilizzare, ma per il resto basta, non voglio più spendere soldi inutilmente per dei prodotti che dopo vedete fanno la fine o della monnezza o del regalo. E siccome sono comunque soldi questi buttati nel cesso, voglio non cadere più in questa tentazione di shopping compulsivo. Ho finito questa tipologia di video, quindi saranno tipo circa 4-5 puntate, forse 4.
Niente, sì, sono contenta del risultato anche perché ho fatto spazio nei contenitori di plastica, nella postazione dove mi trucco, che posso riempire con le cose che effettivamente utilizzo ogni giorno per truccarmi o che attingo, insomma, per completare il make-up. Con questo è quanto, grazie per il supporto con i like che avete sempre fatto e ci vediamo in un prossimo video. Non so, vi ho stimolato nel guardare la vostra collezione per fare una pulizia cernita. Fatemi sapere nei commenti com'è andata la vostra situazione, perché per me, secondo me, è stata disastrosa e catastrofica, perché ho veramente declutterato, forse anche fin troppo. Pensavo di liberarmi di meno smalti, alla fine ne ho dati via parecchi.